Salve! Ci siamo qui. Una partita quasi decisiva questa, diciamo, quindi, che potrebbe buttare fuori. Darth Smash 2, Nefas 0. Quindi. Divisione, ma Diamante Master, finale del Delta Tournament. Se vince Darth Smash si porta a casa il titolo di campione dei campioni. Se invece vince Nefas rientra in gioco, ragazzi. Quindi diciamo proprio buona fortuna a tutti e due e vedremo un po' cosa ci aspetterà. La mappa è Shattered Temples. Tempio shatterato, tempio spapolato. E sono curioso di vedere se guardate, Mash... sono di nuovo in close air position e sono curioso di vedere se farà la magia di prima di mandare l'SCV qua. E intanto vorrei anche ricordare che sempre in questa mappa hanno tolto hanno tolto il ground close position, quindi in questa posizione per il Terran è inutile scoutare, in questa posizione per lo Zurg è inutile scoutare. Ovviamente come prima, una volta che è esatto, ha visto l'overload, probabilmente manderà comunque l'SCV a guardare. Sì, perché è comunque importante. Già ti eviti di andare a vedere guarda in quella che c'è diagonale. Una Void Ray morta qua. No, è anche una Carrier. Sì, qui si vede che è successo qualcosa di stupendo. No, fa capire le utilità delle Carrier e delle Void Ray Protoss, capito? Non fatele perché fanno quella fine. Sì, perché le Void Ray sono deboli, vero? Uno contro uno sono ridicole. Vediamo, intanto arriva giù la prima caserma con tempismo ineccepibile, ragazzi. Sempre un brivido quando sei infatti. E vediamo invece qui abbiamo di nuovo un'espansione prima della pozza, una cosa che però a sto giro si porta giù anche un altro è drone. È stupido diventare scemo. No, invece va a scoutare, ancora non c'era andato, strano. E non l'ha visto solo. Vabbè, aspetta, no, che dove vieni? Qua c'è l'Overlord, dovrebbe esserci. Una curiosità, secondo voi Darth Mash riproporrà l'esercito della morte? Quella, squadra che vince non si cambia di solito. Giustamente, però infatti sicuramente vedremo che Nefas si farà trovare molto più preparato. E poi è un must, cioè provare il Bunker Rush o almeno gli due Helion all'inizio li devi mandare sempre. Infatti proprio. È una cosa normale, perché comunque mettendo un bunker qui cambi l'ordine di produzione dello Zerg. Non sei Antrol, bunker. Un bunker e si dice bunker, lo credo. Sì, ma posso ma lo può dire solo lui. Ah, va bene. Attenzione, no, lo lasciami spadroneggiare. Io prego che succeda. Va anche a prendere cose. I minerali. Quando ci provano con me, muoio. Che personaggio antipatico. È vero, questa è proprio una cattiva persona. Questo Darth Mash. Non quanto no, Aragorn. Quelle SCV lì è una cattiva persona. Sì. E poi con i suoi minerali gli va a costruire il bunker. Esatto. Senza vergogna. Però a sto giro vedremo che. Sì, infatti. Sì, lo sapevo che era più preparato questo giro. Glielo manda subito. E anche quello che mi sono chiesto, che non, come mai non l'avesse fatto prima. Eliminare in più in fretta possibile almeno il. Strano che Darth Mash comunque non abbia assolutamente spostato. Sì. Rascal Marine. Sì, ma non è niente, un solo Marine di certo non tira giù in fretta. Sì, gli sta soltanto rompendo un po' le scatole. Sì, questa cosa mi è piaciuta, guardate ragazzi, c'è solo un Marine, qui non è in costruzione, quindi quei tre possono tornare a lavorare, maledetti, finché non escono gli Zerglin, che probabilmente usciranno a breve, mi auguro, anche sono solo. Perché non si sta facendo almeno un paio di Zerglin? Due Marine so. Ti sta menandoli comunque. Appunto, però i droni sono degli ottimi combattenti, non lo sappiamo. Diventano edifici, figurati se non sono degli ottimi combattenti. Non fa una grida. Quando ha ragione, ha ragione. Questo qui verrà molto probabilmente annullato, non lo lascerà lì a distruggere soltanto per magari vedere qualcosa. Comunque, cosa ragazzi, esce. Darth Mash ci fa capire ancora una volta come si affronta uno Zerg rompendogli le palle in continuazione. Esatto, e tra l'altro ripropone dall'inizio alla fine, ripropone la stessa build Helion espansione. Vorrei far notare anche il posizionamento dell'Overlord perfetto qui in alto, perché tu vedi tutta la sua base, vedi la sua saturazione, ne ha due oltretutto, mentre lui non vede una cipolla lippola senza qualcosa che voli. Possa volare. Quindi ricordatevi, voi antagonisti agli Zerg, mandate qualcosina che vola lì, perché aspettatevi in questa mappa di vedere dei sacchi volanti che sputano. Adesso quindi sono molto curioso, perché è finito, né? Perché adesso pare ovvio che sarà riproposto l'esercito della morte. Quindi bisogna vedere come Nefas vorrà affrontarlo questa volta. Proverai con il Bending o con gli Zerling o ti inventerai qualcosa di nuovo? E tra l'altro, tipo, che ne so, i Marine. No, sono sicuro che questa volta ci aspetterà qualcosa di diverso. Innanzitutto, oh, attenzione, arrivano gli Helion. Eccoli qua. Avrà un... No. Vabbè, qui adesso... vuole assolutamente andare a scoutare e fa bene, perché non ha molta idea. Sì, purtroppo non avendo ancora le ci arriva. No. È stato arrostito. Questa volta ha molti più Helion rispetto al solito. No, ne aveva 4 anche prima, se non sbaglio. Più che altro che adesso, ecco, infatti arriva giù l'impalatore, ottima scelta. E poteva farlo anche un attimino prima, però sono sicuro che riuscirà a resistere. Di sicuro con gli Helion riescono a fare un massacro. Sì, comunque. Però ragazzi, ricordate la regina, ecco, questa guarda come si fa a divertire. No, ma
Esatto. Questo è veramente un massacro. Aia. Bisognerebbe che quei droni tornassero nel dentro la base principale, perché tipo come sta succedendo adesso. Esatto, sì. Ma quanti ne sta ammazzando? No, ma un macello. No, questo non è una guerra, è un massacro. No, veramente. Sparare sulla Croce Rossa proprio. Comunque adesso sono erano riusciti a essere incastrati, ma vediamo quanti droni gli ha ammazzato. 14. Ok. Tremendo. Come consiglio personale a tutti quelli che subiscono questa infame tattica che ci fanno sempre: i vostri droni li prendete, cliccate qui su un vostro mineral patch e le regine le tenete esattamente come le teneva Nefas. E così in questo modo, se gli alien li inseguono, cioè prima l'impalatore e poi inoltre, la regina. Inoltre i droni, cliccando sulla linea mineraria, attraversano senza problemi la regina perché diventano incorporei, mentre l'alien verrà bloccato appunto dalla regina. Quindi sarebbe stato un ottimo modo per salvarli tutti in attesa che l'impalatore uscisse. Purtroppo molto istruttive queste partite, perché ci propongono in continuazione le tre fasi in cui va colpito uno zerg: all'inizio, poco dopo l'inizio e un attimo dopo, poco dopo l'inizio. Esattamente. Mentre drone, ragazzi. Quindi ragazzi, non è stato un danno così tanto grave, perché si è rifatto. Prima è stato meglio, questa volta è andata peggio del secondo match. Qui ha subito di più. Si è ripreso abbastanza bene con il numero di droni. Aia, e tra l'altro, Tank, Marine, mi ricorda qualcosa, arriva l'esercito della morte. Ho un attimino un déjà vu. Sì, no, sono sicuro che questa volta però dai, ci avrà, insomma, dopo due partite fatte insieme nella stessa tecnica, identica maniera. Ormai sono diventati amici, diciamo. Esatto. Arriva lo Steampack per il Terran e invece arriva qui l'Acceri molto 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 prima che nella partita precedente. Cosa quindi vuol dire? Forse con, guardate, due gas. Muta molto più in fretta di prima e appunto giustamente Bailing sotto, muta sopra. Alla fine l'ha capito anche lui. Quello che mancava al suo esercito prima erano appunto le mutalische. Questa volta ha deciso di averle prima possibile. Non ha potuto averle perché gli aveva fatto, sì, ricordiamo, quel tempo. Bunker. E non era proprio, anche questo non è stato proprio un bunker rush proprio fatti di quelli pazzeschi, ma era fatto solo per mettere un po' di pressione. E intanto andiamo a vedere, qui la vita continua, sta accumulando risorse. Questa cos'è? Camera evolutiva. Due camere evolutive. Quindi cominciano i potenziamenti. Iniziano i doppi potenziamenti per i zergling, che se li può permettere visto che ha due basi e ne arriva la terza. Però di nuovo ripeto, vi consiglio sempre, a meno che non lo vogliate nascondere per scouting, con degli alien in giro, mettere le due camere evolutive qua, aumentando quindi il percorso degli alien, poteva tornare di certo utile. Andiamo a vedere, scusate, sa benissimo che qui c'è l'espansione, anche perché volendo potrebbe cliccare sui minerali e vedere che sono stati scavati, appunto mangiucchiati un pochino. Adesso quindi bisogna notare come prenderà Nefas l'arrivo dell'esercito della morte. Probabilmente se lo aspetta. Mani nei capelli, prima cosa. Esatto. E un dito su F10. La prima variante ce l'ha. Il pinnacolo per le mutalische, quindi sì, qualcosa ci siamo, sta cambiando. Fin lì ci siamo. Adesso bisogna vedere come deciderà di ingaggiare il combattimento. Prima gli è mancato un pizzico per counterarlo. Sì. Vediamo se con questa opportuna modifica riuscirà a combinare qualcosa. Perché la build è identica a quella precedente. Esatto. Qua c'è un Overseer e qua ho sentito la morte di un Changeling. Oh sì, era riuscito a scoutare tutto. Ha visto quello che c'è, tre caserme. Tutto quanto. Sa quindi cosa lo aspetta. Io, come consiglio a voi a casa, ragazzi, ricordatevi di che contro questa build può tornare utile spargere un po' di cacchina qua in giro in modo da aiutare i vostri bene. Ecco, una cosa che un appunto per Nefas, e stranamente lo dico io, perché sicuramente ti è venuto in mente anche te, è il creep, che di solito bisognerebbe espandere un pochino di più. Sì, soprattutto quando vedi che la tua velocità dei beni è ancora non è lungi da essere finita. E poi una cosa importante, sei sotto di supply con un Terran, questo non dovrebbe succedere ancora una volta. 106 contro 94. Distende, tra un po' questi sparano. Niente, quella base è destinata a morire. Questi qui sono su ovviamente per trasformarsi, ma guardate, l'assenza di biostrato farà in modo che questi Steampack vengano siege, hittati. Ciao. Adesso abbiamo 39 Bailing in costruzione. Oh, attenzione, se questi Marine muoiono. Ah, guardate che lo sa. Ah, guardate, ho un'ottima conoscenza del gioco da parte di Darth Maul. Sì, ma per l'esperienza del giocatore. Sì, aveva scautato che c'erano i Bailing in costruzione. Ha detto, ah no, tra poco arrivano, quindi distruggo in frettissima il vivaio e me ne vado.
È su play bloccato cosa. Non può assolutamente costruire nulla. Adesso il giocatore adesso Nefas è traumatizzato. Mette davanti i tank, giustamente, perché per i suggeri tank ce ne guardate vuole. Come prende posizione. Perfetto. Guardate scendo. Come la visuale. Ah, perfetto. Aia. Io lo stavo proprio per dire di spostare la media verso. E quando quei Bailing arriveranno dai Marine, non ci sarà più niente da fare. Non ci saranno più Marine. Cioè, non ci saranno più Bailing. Mi sono morti tre. Darth sa che ormai la partita è in ghiaccio e si prende il suo GG. E si prende anche il titolo di campione. Esatto, perché con tre partite vinte. E sarebbe un best of five, ma sta 3-0 per lui. Complimenti al giocatore Terran. Al suo primo, non so se fece il primo, ma comunque al suo nuovo titolo di campione del primo tournament, sezione Diamante Master. Congratulazioni, un applauso. Bravissimo. E io vorrei fare anche gli auguri, e anzi scusa, i complimenti anche a Nefas, perché comunque è arrivato fino alla finale. Sicuramente avrà fatto delle partite in cui ha giocato in maniera pazzesca, perché è stato comunque in grado, appunto, lo ripeto, di arrivare fino a qui. Sicuramente è un giocatore valido. Deve un attimo migliorare contro il suo matchup contro questo tipo di esercito. Contro l'esercito della morte, che mette probabilmente la pressione, ricordiamolo. Fa paura a tutti. Sì. Non a caso si chiama esercito della morte, non esercito. E non esercito dei confetti. O di Hello Kitty. Ti fa capire. Si chiama proprio cosa della morte, esercito della morte. Infatti. Certamente. Va bene ragazzi, quindi che dire, vi lasciamo con questa immagine disperata di droni che vanno un po' alla rinfusa, perché non c'è niente altro di bello da farvi vedere. Se non quel tank che sta decidendo di andarsene a spasso. A piedi, è vero, si mette giù i piedini. Ma più veloce tank degli zeloti, imbarazzante. Scusa, hanno le ruote, non ho capito, hanno i cingoli. Veramente. Detto questo ragazzi, speriamo che questi match vi siano piaciuti. Ricordate di seguirci su Battlecraft, sulla nostra pagina Facebook, Twitter, sul nostro nuovo canale. Sappiate che quando fate dei tornei o cose del genere, noi possiamo sponsorizzarvi e vi guardiamo e vi lecchiamo. fate di nuovo i complimenti a Dartmas se mai lo incontrerete in gioco, e continuate a seguirci. Alla prossima, ciao.